Un bonus sulla mobilità alternativa per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la ministra delle Infrastrutture Paola Di Micheli. La misura dovrebbe essere approvata e inserita nel prossimo decreto. 200 euro per l'acquisto di biciclette anche a pedalata assistita, hoverboard e monopattini. L'obiettivo è quello di favorire la mobilità alternativa. Anche a Benevento il comune sta pensando ad un nuovo piano della mobilità che si basa su due punti: ampliamento delle piste ciclabili e bike sharing nei pressi delle tre stazioni ferroviarie. Abbiamo ritenuto di poter considerare la possibilità di avviare presso le tre stazioni principali, quindi Benevento Centrale, Benevento Appia e Benevento Rione Libertà, la possibilità di avere in quelle zone il bike sharing, in modo che comunque possiamo eventualmente istituire delle centralini per ricaricare le bici, quindi con pedalata assistita, e proprio per fare in modo che possa avviarsi un modello di mobilità sostenibile integrata, quindi con bici, con sistema di autobus urbani. È nostra intenzione, ne parlavo di questo con il sindaco ieri e poi con la struttura tecnica, per verificare eventualmente in questa fase, in attesa che poi ci possa essere finanziato questo progetto, di andare a disegnare con delle risorse che riusciamo a reperire noi come Comune di Benevento la possibilità di avere dei tracciati delle piste ciclabili aggiungendole a quelle che abbiamo, in modo che comunque può esserci, come dire, questo trasferire ai cittadini di Benevento e a noi tutti la possibilità di utilizzare il mezzo di trasporto alternativo e che sia meno inquinante, che sia più sostenibile.